Wikipedia ha soltanto 5 regole inderogabili e basta. Tutto il resto, quindi diciamo inderogabili e indiscutibili, che noi chiamiamo i 5 pilastri. Tutto il resto è frutto di discussione nella comunità. Quindi ci sono tante regole su come si fanno le cose, come non si fanno le cose dentro Wikipedia, ma tutte quelle regole sono frutto di discussioni, di compromessi, di decisioni prese dalla comunità. Le uniche regole non discusse collegialmente sono queste cinque di cui ora vado a parlarvi. Vi faccio prima una breve panoramica e poi ve ne parlo più nel dettaglio. Allora, il primo pilastro è Wikipedia è un'enciclopedia. Ok. Sembra banale, ma ovviamente è un'enciclopedia e quindi non è tutta un'altra serie di cose di cui poi vi parlo. Wikipedia ha un punto di vista neutrale, questo appunto è un pilastro importantissimo. Mira, ovviamente il punto di vista neutrale è un'aspirazione, mai raggiunta interamente, però l'obiettivo di tutte le voci di Wikipedia è dare una immagine quanto più possibile non giudicata di come sono le cose dello stato dell'arte, di come sono le cose in questo momento al mondo, da tutti i punti di vista. Wikipedia è libera, molto importante, adesso poi andremo a capire esattamente che cosa significa. Wikipedia ha un codice di condotta e questo pilastro ha a che fare appunto con tutte le discussioni e il confronto e il dialogo necessario per portare avanti un progetto come Wikipedia. E il quinto pilastro è che questi sono gli unici pilastri, non ce ne sono altri. Eccoci qua. Tutto quello che dovete sapere in due parole su Wikipedia è questo. Adesso andiamo nel dettaglio. Wikipedia è un'enciclopedia. È un'enciclopedia e quindi non è tante altre cose, non è un social network, quindi la domanda posso farmi un mio profilo su Wikipedia? Beh, ovviamente la risposta dipende, però non in quanto persona che esiste. Su Facebook tutti possono avere un profilo perché esistono, su Wikipedia no. Puoi avere la tua pagina su Wikipedia se a certe condizioni, se rispondi a certe condizioni che noi chiamiamo le condizioni di enciclopedicità oppure più semplicemente di rilevanza, di cui poi vi parlerò a brevissimo. Non è per esempio un giornale, cioè non tutto quello che succede al mondo può stare su Wikipedia, che perché diventerebbe in poco tempo le voci diventerebbero enormi, illeggibili e sostanzialmente inutili. Non è un mezzo di promozione, ovviamente Wikipedia non fa pubblicità, né alle aziende, né alle persone, né a lodevoli iniziative no profit. Si può stare o non stare su Wikipedia non perché si è, per dire, si fanno attività lodevoli, ma perché si è rilevanti Scusate. Si è rilevanti nel proprio campo. Non è una raccolta di informazioni, appunto, quindi non tutto ciò che è vero deve per forza stare su Wikipedia, ma ciò che è rilevante, e anche non è una raccolta di ricerche originali. Quindi, per esempio, le tesi non possono stare su Wikipedia. Wikipedia sostanzialmente raccoglie, è una fonte terziaria che raccoglie fonti primarie e secondarie. Quindi è una specie di riassunto del mondo costruito su delle fonti attendibili. Ok? Quindi tutto ciò che è su Wikipedia deve essere rilevante nel proprio campo. Quindi se stiamo parlando di fisica nucleare, rilevante nel campo della fisica nucleare, se stiamo parlando di cucina, rilevante nel campo della cucina. E gli argomenti sono tutto lo scibile umano, ma quello che di quegli argomenti può stare su Wikipedia è quello che è rilevante in quel campo. E la rilevanza si deve capire da fonti attendibili. Cioè, devono esserci delle fonti che dimostrano
la rilevanza, quindi l'enciclopedicità. Altrimenti, se non ci sono fonti attendibili che dimostrano la rilevanza, il soggetto non può stare su Wikipedia. Ed è per questo che, per dire, le tesi non trovano spazio su Wikipedia, perché sono elaborazioni originali di un certo argomento. Invece Wikipedia ambisce, se molto, cioè, l'obiettivo è molto semplice, cioè essere un riassunto delle cose importanti in quel momento, della fisica come è adesso, un quadro di quello che deve, di quello che è la fisica adesso, della storia della fisica, anche delle più recenti teorie, però delle più recenti teorie che sono già state in qualche modo validate dalla comunità scientifica. Poi appunto magari finisco la carrellata dei pilastri e poi se avete domande le facciamo tutte insieme, così evito di andare avanti e indietro. Wikipedia ha un punto di vista neutrale, secondo pilastro, e quindi significa che riporta tendenzialmente tutti i diversi punti di vista su un certo argomento, i diversi punti di vista rilevanti, ovviamente, li riporta, per quello che dicevamo prima, li riporta in modo chiaro e imparziale, proporzionale alla loro rilevanza e con il supporto delle fonti attendibili. Proporzionale alla loro rilevanza cosa vuol dire? Che prendendo un argomento, mettiamo lo sbarco sulla Luna, il, non so, 90% della voce riporterà la storiografia ufficiale, le basi scientifiche ufficialmente accettate sullo sbarco sulla Luna. Un paragrafo potrà riportare che esistono dei movimenti o comunque dei gruppi di persone che non ritengono che lo sbarco sulla Luna sia realmente avvenuto. Ritengono che sia un complotto del governo americano, con fonti a supporto di queste affermazioni. Quindi dirà, ci sono gruppi stimati intorno alle 20.000 persone, non so, sto inventando, con la fonte, che sostengono che sbarco sulla Luna non sia mai venuto, con diverse fonti provenienti da questi gruppi, per questo e quest'altro motivo. E così per tutti gli argomenti. Poi, se il punto di vista è particolarmente diffuso, potrà avere una voce magari a sé stante, anziché un paragrafo all'interno dello sbarco sulla Luna, potrà avere una voce che si chiama teoria del complotto sullo sbarco sulla Luna, e avere una voce a parte. Altrimenti, se la rilevanza non è sufficiente, avrà un paragrafo all'interno della voce principale. Poi Wikipedia è libera, molto molto importante, ha questa affermazione apparentemente semplice, ha diversi aspetti. Quindi Wikipedia è gratuita, tutto quello che compone Wikipedia è gratuito e liberamente accessibile. Quindi tutto il contenuto, il software, la struttura, nulla di quello che compone Wikipedia è a pagamento. Indipendente significa che non riceve sovvenzioni statali né sovvenzioni aziendali, quindi è indipendente, tendenzialmente indipendente da pressioni esterne che non siano il parere della comunità che lavora e compone Wikipedia. E poi vuol dire che il suo contenuto, il suo software e tutto quanto è liberamente modificabile, liberamente utilizzabile e liberamente ridistribuibile. Quindi tutti possono modificare Wikipedia, seguendo i pilastri, seguendo le regole di cui vi sto parlando, possono farne ciò che vogliono, quindi la licenza che è utilizzata per tutti i contenuti di Wikipedia permette qualsiasi utilizzo, con un paio di piccole limitazioni di cui ora vi parlo, e lo può liberamente ridistribuire, anche commercialmente. Cioè, uno potrebbe, volendo, stamparsi le voci di Wikipedia sulla cucina, farne un libro e rivenderlo. L'unica cosa che non può fare è, non può metterci il copyright, cioè non può dire però queste cose non sono più liberamente modificabili, utilizzabili e distribuibili,
il mio libro, se qualcuno vuole fotocopiare il libro, fotografare il libro, citare il libro, può, e non può dire è una mia opera, deve attribuire correttamente la provenienza, quindi deve dire queste sono pagine che ho stampato da Wikipedia, costano 10 euro e potete a vostra volta, cari acquirenti, farne ciò che volete. Eccolo qui. Le licenze che utilizziamo per poter permetterci di fare tutto questo in modo legale e trasparente si chiamano Creative Commons e sono una, diciamo, licenza diversa dal copyright che ha tutti i diritti riservati. Le Creative Commons hanno alcuni diritti riservati, quindi alcune cose si possono fare, altre no. Al contrario ancora, diversamente ancora dal pubblico dominio, le opere in pubblico dominio non hanno nessuna limitazione. Le opere rilasciate sotto Creative Commons hanno diversi tipi di limitazione, che sono quelli di cui vi ho parlato poco fa. Ci sono diversi tipi di licenze Creative Commons, quella che usa Wikipedia è la Creative Commons attribuzione e condividi allo stesso modo, quindi appunto devi dire che l'autore, devi condividere il risultato allo stesso modo. Poi, benissimo, questo è molto interessante, Wikipedia ha un codice di condotta. Il codice di condotta di Wikipedia si chiama Wikilove. Questo è un logo ufficiale della Fondazione Wikimedia. E che cos'è il Wikilove? Che cos'è il Wikilove? È appunto il codice di condotta che regola i rapporti fra le persone all'interno di Wikipedia. Questi sono alcuni esempi di Wikilove, e che discendono tutti dal fatto che appunto Wikipedia si basa sul consenso, sul raggiungimento di un consenso. Quando, come normalmente succede, su qualche argomento, che può essere una linea guida, piuttosto che come definiamo l'attività del tal tizio, oppure ma la negazione dello sbarco sulla Luna è una teoria del complotto oppure no, qualunque cosa. Quindi bisogna, per le regole di Wikipedia, cercare un consenso tra le parti, che e la discussione è regolata da questi punti che vi sto facendo vedere. Quindi il più importante, a mio parere, del quale è presupponi la buona fede, cioè presupponi che, fino a prova contraria, che tutte le parti intervenute nel dialogo, nella discussione, abbiano la tua stessa finalità, cioè migliorare i contenuti dell'enciclopedia libera. Hanno punti diversi, ma la stessa finalità, in buona fede. Mai partire dal presupposto che l'altro ci voglia fregare o voglia rovinare Wikipedia, sia un troll e cose del genere. Poi correggi, revisione, discuti, quindi Wikipedia è un progetto in fieri in cui tutti gli aspetti, a eccezione dei 5 pilastri, possono sempre essere migliorati, revisionati e discussi. La finalità di tutto questo gran discutere è trovare un accordo che non sarà il punto di vista pieno di nessuna delle parti coinvolte, ma un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Quindi nel caso che stiamo prendendo in esame dello sbarco sulla Luna, non sarà né, come penserebbe uno scienziato della NASA, che la teoria del complotto sia una scemenza che non va neanche menzionata, né, come pensa invece il credente nella teoria del complotto, che la NASA sia tutta una grande truffa e non vada neanche citata, e quindi bisognerebbe parlare solo del fatto che non siamo sbarcati sulla Luna. È un accordo di compromesso che cita entrambe i punti di vista con le relative fonti. E Wikipedia non ha regole fisse, questa è la regola più semplice, banalmente nega che ci possano essere altre cose non discutibili a parte quelle che abbiamo appena visto. Esatto, tranne i pilastri.